Allora, 13:37 del 27 maggio, per chi mi sta ascoltando in diretta, letteralmente Radio Yoga Network, vi ricordo il nostro sito www.letteralmente.info e il nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com. per chi ci sta ascoltando in replica, potrebbe essere un qualsiasi giorno o notte di qualsiasi mese del 2027 o 2057, chi lo sa. Il bello di letteralmente Radio Yoga Network è che è soprattutto una radio podcast, quindi potete poi riascoltarci. Ogni diretta diventa una puntata del nostro podcast e le puntate saranno disponibili in teoria per sempre, insomma, ecco, perlomeno finché esisterà internet, il pianeta Terra e internet, le puntate saranno sempre lì disponibili. Allora, oggi parliamo di questa realtà che la nostra associazione sta un po' sostenendo con un po' le proprie trasmissioni su soundcloud.com/yoganetwork. Avete visto diverse dirette dei vari templi di Universa Vaishnava in giro per l'Italia, che a volte sono delle semplici abitazioni di devoti che trasformano la propria casa in un tempio. Diverse dirette diventano poi delle trasmissioni audio, appunto, di letteralmente Radio Yoga Network. Allora, avrete notato, se su Facebook avete un po' incuriositi appunto da queste nostre conversioni audio delle dirette di Universa Vaishnava, incuriositi, magari avete cercato su Facebook, avrete visto che Universa Vaishnava ormai presente in varie città, ogni città ha la propria pagina Facebook, a volte, appunto, come ho detto poc'anzi, in una città Universa Vaishnava è presente presso l'abitazione di un devoto, di una devota, che trasformano la propria casa in tempio, così come dovrebbe essere, molto semplicemente. E appunto la parola magica di Universa Vaishnava è la semplicità, la purezza. Io credo che questo sia il grande segreto. Quindi chi come me rimane un fan accanito della ISKCON, anche se in questo momento mi ritrovo a seguire con uguale passione sia Universa Vaishnava che la ISKCON, tra l'altro rimango convinto, l'ho scritto anche stamattina in un post in riferimento a una devota che ha aperto un gruppo su Facebook che sostiene sia Universo Vaishnava che ISKCON contemporaneamente. Io ho scritto che è una grande idea, proprio perché come ha detto questa devota, se la ISKCON porta avanti una politica interfaith, poi non guarda in casa propria, quindi una politica di dialogo interreligioso, e poi non guarda soprattutto in casa propria all'interno della famiglia Vaishnava, e allora c'è qualcosa che non va. Allora, adesso vi ricordo che state ascoltando Passeggiando con Rami, e per chi conosce questa mia trasmissione Passeggiando con Rami, non si chiama così per caso, si chiama così proprio perché di solito io vado in diretta mentre sto passeggiando, camminando, o esco dal lavoro, vado al lavoro, e quindi voi sentite i rumori intorno a me. In questo caso salgo sull'autobus, appoggio un attimo il telefono perché faccio il biglietto, tutto questo sempre in diretta. È da anni che il mio Passeggiando con Rami è strutturato in questo modo. Infatti adesso salgo sull'autobus, rimanete lì. Quindi, io credo che essenzialmente il successo stia proprio nel fatto che la mia amata ISKCON, ad esempio, ha perso questa semplicità, e tutto viene reso complicato, tutto viene reso, non lo so, probabilmente perché è una grande istituzione, quindi è diventata anche, c'è molta burocrazia, quindi prendiamo l'esempio del coronavirus, ecco.
il movimento Hare Krishna italiano, ISKCON, per poter cominciare a fare una diretta dove recitano in modo molto formale il Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Ho avuto bisogno quasi della carta bollata. E poi, fermo restando che questa recitazione del Mahamantra avviene solo da parte di devoti VIP, e quindi io, ad esempio, se mi candidassi non verrei mai accettato per fare una diretta all'interno di Hare Krishna Italia. Mi pare che sia la pagina ufficiale Facebook dove vanno in onda queste meditazioni la sera sul Mahamantra Hare Krishna. È stato un evento storico questo appuntamento quotidiano, che credo stia ancora proseguendo su Facebook. Poi, tra l'altro, su Facebook, come se non esistessero altri canali, cioè voglio dire Facebook. Allora, già con Facebook tu escludi i giovani, perché i giovani non sono più su Facebook già da molto tempo. Quindi già dimostri di avere una mentalità vecchia anche lì. Tu devi fare una diretta, ci sono ormai i mezzi di per andare in diretta contemporaneamente, Restream ad esempio, questa piattaforma che ti permette di andare contemporaneamente in diretta su tutti i social. Ecco, ci sono tante modalità, la radio stessa, cioè tu devi fare la diretta anche radio, non solo video, la radio stessa come facciamo noi. E noi ad esempio supportiamo Universo Vaishnava in questo senso, e allarghiamo la possibilità di ascoltare a tutto e a tutti. La ISKCON ha fatto tutto complicato, perché lì insomma è stata una cosa troppo macchinosa, e lo è ancora. E poi, appunto, ripeto, per devoti VIP. In Universa Vaishnava tutto questo avviene in modo più semplice, quindi ci sono dei devoti che sono stati autorizzati a nome di Universa Vaishnava, appunto, ad andare in diretta anche dalle loro abitazioni, dove non c'è un vero e proprio tempio ufficiale, ma ogni casa è un tempio ufficiale. Questa è la coscienza di Krishna, questo è quello che ci ha insegnato Prabhupada. Quindi è lì che sbaglia la ISKCON. Io tante volte ho detto al mio confratello, che però sì, ha preso atto delle mie tra virgolette lamentele, ma anche lui poi alla fine, Narada Muni Prabhu, tante volte ho detto a lui, Radharani, con loro porto avanti un altro progetto, adesso non ne voglio parlare qui, e perché non voglio mettere troppa carne sul fuoco. Stavo dicendo che, detto da un vegetariano e aspirante devoto di Krishna, è il massimo. Comunque, quante volte mi sono lamentato del fatto che la ISKCON, siamo passati da un eccesso all'altro, dagli anni in cui io ho iniziato a frequentare il tempio, sono andato a vivere al tempio e c'erano delle persone che venivano praticamente sequestrate e se decidevano di andarsene dalla coscienza di Krishna, dall'ISKCON, venivano chiusi in una stanza, gli facevi il mantra, come si soleva dire, no? Nel gergo devotesco, e cercavi di convincerlo, perché ma l'intento era buono ovviamente per la sua coscienza spirituale, però se uno se ne vuole andare lo lascia andare, buonanotte, Hare Krishna, ecco. Quindi siamo passati veramente da un eccesso all'altro. Adesso frequenti la ISKCON, frequenti un guru, ma nessuno ti cerca, non succede nulla. Sì, se vuoi ti iscrivi alla pagina Facebook, rimani aggiornato e tramite la nostra pagina Facebook ricevi qualche mail. Ma io ho provato a frequentare il progetto Krishna West di Hridayananda Das Goswami, poi ho fatto un post che si intitolava, lo trovate ancora da qualche parte, se no scrivete a radioyoganetwork@gmail.com, vi mando il link diretto. Che delusione, Hridayananda Das Goswami, anche lì Krishna West non succedeva nulla, nessuno ti cerca, non succede niente. Invece
con Universo Vaishnava, c'è il loro maestro spirituale che due volte al giorno fa delle dirette, tu puoi seguirle, puoi fare domande nella chat della diretta, magari se non ti risponde il giorno stesso ti risponderà il giorno dopo. Ci sono dirette, appunto, ripeto, da parte di tutti i devoti che sono autorizzati dal loro maestro spirituale a fare dirette da casa o da un tempio, e ci sono questi vari templi in giro per l'Italia. C'è Universo Vaishnava a Pavia, c'è Universo Vaishnava a Torino, Universo Vaishnava Genova, Universo Vaishnava Nazionale, che è appunto Universo Vaishnava Italia, e dove ci sono dirette tutti i giorni. Tra l'altro c'è un calendario che posso mandarvi, che viene, credo, aggiornato periodicamente. C'è una bella locandina digitale, scrivete radio-network@gmail.com e la mando, che riassume tutti gli appuntamenti quotidiani in diretta streaming con Universo Vaishnava, dirette che spero e sono sicuro che non termineranno finita l'emergenza coronavirus, perché è proprio l'impostazione nuova e allo stesso tempo antica e semplice di Universo Vaishnava che fa la differenza, che fa Universo Vaishnava una realtà vincente. Ecco perché in così poco tempo il maestro spirituale di Universo Vaishnava è riuscito a entrare nella casa di tutti gli italiani con questa presenza capillare, semplice ma efficace, tramite semplici dirette Facebook, a volte dalla casa di un devoto, con il messaggio puro di questo maestro spirituale, tra l'altro. Io volevo vedere se ho qui la locandina, vediamo un po' se ce l'ho qua nelle mie, allora vediamo, qui non ce l'ho, però guardo nella mia bacheca Facebook, perché mi sembra di averla pubblicata oggi, vediamo, perché poi tra poco vi devo salutare. Vediamo se la trovo, altrimenti ripeto, poi scrivete radio-network@gmail.com, ve la mando. Magari domani potrei anche pubblicarla su letteralmente.info. Eccola qua. Allora, prima di tutto il loro maestro spirituale Tapasvi Maharaj fa dirette alle 7.45, lettura dello Srimad Bhagavatam, e alle 20.30 della Chaitanya Charitamrita. Il grande Mukunda Datta Das alle 16.30, lettura dell'etichetta Vaishnava, i miei omaggi a questo devoto. Veramente anche lui ha una passione, che non è il termine adatto, perché nella coscienza di Krishna c'è virtù, passione e ignoranza, quindi sarebbe preferibile la virtù alla passione, però di certo la passione è meglio dell'ignoranza. Quindi è un po' improprio questo termine che utilizzo, ha una passione in quello che fa, è un devoto incredibile, sta in cucina, poi fa la diretta, poi canta, prega in diretta, legge per noi la Bhagavad Gita, in questo caso appunto sta leggendo in questi giorni, ripeto, Etichetta Vaishnava, un testo bellissimo. Nella puntata che abbiamo trasmesso oggi, la sua diretta di ieri su Facebook è diventata una puntata radio del nostro podcast, potete trovarla su soundcloud.com/yoganetwork. Sono state dette delle cose fondamentali per la coscienza di Krishna, sull'accoglienza dei devoti, dei neofiti, che a volte questo termine neofita viene quasi usato in termini dispregiativo, quando invece il neofita dovrebbe essere accolto a braccia aperte, con i suoi pregi, i suoi difetti, sempre con gioia, sempre con parole gentili. Tania alle ore 12 sabato, kirtan e lettura del libro di Krishna. Universo Vaishnava Pavia alle 7.30, lettura degli insegnamenti della regina Kunti. 12.55 lettura dello Srimad Bhagavatam, alle 14 lettura del Sri Brihad Bhagavatam Rita. Scusate, ma non ho gli occhiali e sono sull'autobus, come potete sentire sotto la voce registrata che dice di indossare la mascherina. Alle 17.30 lettura di Un viaggio facile verso altri pianeti, abbiamo trasmesso in radio oggi
sempre soundcloud.com/yoganetwork, la prima puntata, alle 21.30 lettura de Il Divino Nome, Universo Vaishnava Torino, alle 17 lettura del Nettare della Devozione, 17.30 della Bhagavad Gita, alle 20 lunedì, mercoledì e venerdì Kirtan più lettura del libro di Krishna, alle 19 martedì, giovedì, sabato e domenica Kirtan lettura del libro di Krishna, Universo Vaishnava Trieste, tutti i giorni alle 12 lettura della Bhagavad Gita. Questi sono gli appuntamenti. Bene, io vi ho riassunto un po' i punti di forza, secondo il mio punto di vista, di Universo Vaishnava, di questo progetto che sta avendo un grande successo e che avrà un futuro luminoso, già lo si vede. Le motivazioni di questo futuro luminoso, futuro già presente, ripeto, sono semplici e sono appunto la semplicità, ma anche l'efficienza, quindi l'utilizzo della tecnologia unitamente a una buona dose di passato che viene ripristinato, il giusto passato che viene ripristinato, cioè la vera coscienza di Krishna fatta di messaggi genuini riportati così come sono da persone genuine con i loro pregi propri e i loro difetti, e tutto nella semplicità, in modo appunto molto efficace e diretto, che arriva dritto al cuore. Questa è la vera essenza di Universo Vaishnava, perché anche il loro maestro spirituale ti arriva dritto al cuore, perché è semplice. Certo, magari non sempre dice cose sulle quali, soprattutto appunto il cosiddetto neofita, dicevamo prima appunto, che non deve essere vissuta come un'offesa, ma a volte qualche devoto la prende così. Devoto neofita cosiddetto a volte può prendere come offesa o prendere un come, non lo so, non proprio come offesa, però sicuramente chi non conosce la coscienza di Krishna a volte può rimanere un po' così di fronte magari a una frase di un maestro spirituale, ma poi basta chiedere, basta domandare, loro sono sempre disponibili a rispondere. Però il messaggio del maestro spirituale è puro, è diretto, ma lui è sempre disposto a rispondere alle nostre domande e ai nostri dubbi con semplicità, e il tutto unitamente appunto a una tecnologia che adesso al giorno d'oggi abbiamo, quindi perché non utilizzarla? Questo mix di semplicità ed efficienza tecnologica è un mix esplosivo, lo definirei, che sta ottenendo i grandi frutti ai quali stiamo assistendo. Quindi cercate su Facebook Universo Vaishnava, troverete un po' tutte le loro pagine dei vari templi che ci sono in Italia, a volte sono semplicemente a casa dei devoti questi templi, e unitevi a loro, oppure seguite soundcloud.com/yoganetwork, perché anche noi ritrasmettiamo in versione audio alcune delle loro dirette Facebook, e come ho già detto comunque trovate sempre tutto sul nostro sito letteralmente.info, ripeto www.letteralmente.info. In ogni caso, quello che non siete riusciti a capire, anche perché parlando con la mascherina mi sentite un po', non lo so, boh, speriamo che l'audio sia buono, e potete scrivere a radio@yoganetwork.com, vi mando tutto il materiale che volete, la locandina con gli orari delle dirette Facebook di Universo Vaishnava delle varie città, vi mando i loro links alle varie pagine Facebook. Ecco, non hanno un sito, www.universovaishnava.it o punto, non lo so, questo andrebbe creato, e quindi potrei anche, vediamo se ho un po' di tempo e in questi giorni decido di fare una sorpresa ai ragazzi di Universo Vaishnava, mi ci metto un po' io, vediamo, potrebbe essere un'idea, perché comunque serve a questo punto, visto il successo che sta avendo questo loro progetto, si meritano un bel sito internet, e anche lì la regola sarà la semplicità. Il sito deve essere efficace, veloce, e deve servire come collegamento un po' tra i vari centri Universo Vaishnava, tra i vari templi
deve riportare gli orari delle dirette, tutto in modo molto efficace, semplice, pulito. E sono uscito dall'autobus e vi saluto. E spero di non avervi annoiato, ma mi pareva importante parlare di questa realtà che sta prendendo così tanto piede, che molti sento apprezzare, perché leggo i commenti quando pubblichiamo su suncloud.com/yoganetwork, leggo i commenti delle persone che sono veramente felici di seguire questa conoscenza trascendentale che stiamo riportando in radio. Ma noi non facciamo niente, non abbiamo nessun merito, il merito è tutto dei ragazzi di Universo Vaishnava, quindi si meritavano una bella trasmissione dove parlavo di loro, dicendo poi semplicemente le cose come stanno, non ho detto niente di più, niente di meno. Hare Krishna e buona giornata a tutti. Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto.